che vorrei fare stasera in realtà è più una sorta di esperimento, nel senso vorrei iniziare a far capire, visto che lo diciamo tanto, però poi bisogna creare esperienza, cosa vuol dire iniziare a pensare o a creare in modo diverso, no? Cioè iniziare a capire cosa vuol dire non affidarsi a ciò che conosciamo, ciò che sappiamo. Questo è quello che vorrei sperimentare anche stasera, portare quello che verrà fuori stasera, quindi vediamo dove si arriva, e portarvelo nella vita, cioè iniziare a uscire, cioè capire cosa vuol dire non vivere in un'interpretazione del mondo in qualche modo, cioè cosa vuol dire cercare esperienza, cosa vuol dire cercare la verità, perché oggi siamo in un'era in cui ognuno trova una verità sua, che non è legata a ciò che sappiamo, è legata a ciò che viviamo. Ok? Beh, allora iniziamo un attimino con questa cosa qua. Allora, la serata di oggi è fare anima. Allora, innanzitutto, perché ho scelto questo titolo? Questo titolo l'ho scelto perché è stata utilizzata da uno psicologo, un psicoanalista famoso, che si chiama James Hillman, che è stato un allievo di Jung. Lui cosa dice? Lui parla di fare anima, appunto. Ok, cosa vuol dire fare anima? Cioè non rimanere più in un'idea, iniziare a vivere concretamente le cose che in qualche modo vengono trasmesse. Quindi obiettivamente quando si riesce a vivere in questo senso, comincia a innescarsi anche la magia, chiamiamola così, quella polverina magica, cominciano a innescarsi una serie di sensazioni, di presentimenti, si inizia a vedere la vita in un modo totalmente diverso, non è più un'idea. Ok, io sulla locandina ho messo quella frase che dice: per l'uomo comune la spiritualità è una vetta da raggiungere. Ok, perché? Perché io sto nell'idea della spiritualità, nell'idea dell'anima, e quindi devo arrivare a raggiungere questa cosa. Quindi si creano anche una serie di miti, no? Di leggende riguardo l'anima o riguardo ciò che possiamo intendere per anima. Ok. Per l'uomo spirituale invece, quindi l'uomo che ha già raggiunto quella parte lì, è quasi carne, cioè vive nel corpo ciò che abbiamo sempre detto o pensato dell'anima, quindi inizia a vivere l'esperienza. Quando si è lì si comincia a comprendere che l'anima è esperienza. Ok, allora iniziamo a cercare di, perché sennò la mente si perde, no? Allora, anima. Allora, che cosa sappiamo di questa parola, di questa cosa? Ditemi, cosa sappiamo, che idea ci siamo fatti di questa cosa? Secondo quasi tutte le tradizioni esoteriche, intorno dai 35 ai 40 anni si fa un salto. Sì. Perché? Perché l'anima completa la sua incarnazione in qualche modo. Quindi si arriva ad avere una sensazione più forte di presenza, può creare anche dei disturbi forti del tipo: ho creato fino ai 40 anni la mia vita, adesso comincia a sgretolarsi tutto. Sì, ma perché? Perché comincia a entrare in contatto con me, quindi tutte le parti mancanti che c'erano prima ora si sono completate. L'uomo in realtà lo sa già, perché tutti abbiamo sentito il detto che la vita comincia a 40 anni, perché non si dice a 50 o a 30? Perché lo sappiamo già, cioè lo sentiamo già, a 40 anni inizia la vita. Diciamo che in tutte le tradizioni questa è l'età, tra i 35 e i 40, diciamo, ok? Personalmente io ho avuto uno sconvolgimento in questi anni, quindi ho ricostruito tutta una vita nuova che è iniziata ai 40, cioè dai 35 ha cominciato a sgretolarsi tutto perché le mie esigenze erano diverse. Ho voluto seguire quella che io definisco una chiamata. E mi ha creato dei problemi, di certo, sicuramente. L'ho fatto, gestito male? Non lo so, magari dovevo fare quello. Di certo senza tutte quelle esperienze non avrei potuto fare quello che sto facendo oggi, no? In qualche modo, non sarebbero arrivate tutte le cose che sarebbero arrivate oggi. Diciamo che uno dei modi più forti che l'anima ha di comunicarci qualcosa è attraverso l'esperienza. Ok? Che cosa succede? Che ci mette sempre davanti alla stessa situazione finché non la capisci. Fino a quando non arriva magari un'esperienza in cui sei costretto a lavorare su questa cosa qua. Ok? Il punto è riuscire ad alzare lo sguardo. Adesso già stiamo andando avanti, però voglio portarvi a creare qualcosa di pragmatico. Ok? Cioè nel senso a comprendere l'anima da un punto di vista molto pragmatico. Comunque, quando lo senti il cambiamento, qual è il discorso? È creare consapevolezza. Cioè inizi ad alzare lo sguardo e riesci a vedere, ad esempio, nella tua vita delle situazioni che si ripetono. Ok? Se tu rimani sul tuo,
tipo mamma quanto sono sfigato, mi succede sempre questa cosa, continua a ripetersi fino a che non sarai costretto a dover cambiare modo di pensare. Ok? Se invece alzi lo sguardo, cominci a fare un'analisi, perché la mente è a nostro servizio, non ne siamo schiavi. Ok, iniziamo a alzare lo sguardo e iniziamo a prendere il contatto con una figura energetica, chiamiamola così, che in tutte le tradizioni esoteriche, piuttosto che, viene chiamata testimone, viene chiamato osservatore. Pensate anche a questo, quando noi viviamo un conflitto, ok, vuol dire che un giorno vivo una cosa, il giorno dopo ne vivo un'altra, giusto? Sì, sì. Allora, c'è un'altra, quindi ci sono dentro di me due parti che stanno lavorando. Giusto? Bene. Però c'è una figura molto sottile di cui non ci accorgiamo, che è estremamente evidente, quella che si accorge del conflitto. Perché altrimenti io oggi vivo questo, domani vivo quello, punto. Per me domani quella realtà è quella, vivo così, no no, ok, va bene così. Dopodomani no no, va bene in quest'altro modo. Poi ancora, c'è una terza parte di cui noi non ci accorgiamo, che è l'osservatore, cioè è quello sguardo più alto che si accorge che sta avvenendo un conflitto, perché altrimenti non potrei vederlo. Perché ti vedo da fuori, non sono coinvolto emotivamente, non c'è quindi il sequestro emotivo, sono distaccato e vedo proprio un codice. Cioè le situazioni ripetitive sono un po' il codice dell'anima. Infatti il lavoro qual è? È identificarsi con quella figura dell'osservatore, del testimone che è dentro di noi per poter vedere la nostra vita da fuori. Sono gli occhi un po' dell'anima, no? È lo sguardo che si alza. Allora, io, siccome questa cosa avviene già e io non mi rendo conto che c'è dentro di me, ma c'è, devo cercarla dentro di me, cioè mi devo mettere in quella parte lì che sta vedendo da fuori. L'osservatore è quello che vede, analizza. Ok, ed è una figura molto pratica. Per gli alchimisti, queste entità, queste cose, erano dei fluidi, era materia, ok? Era un fluido che dentro di noi lavorava, che c'era. Ok, ecco la trasformazione della persona. Comunque, torniamo un attimino più a terra. Ok, qualche altra cosa? Diciamo che questo è un po' così, grossolanamente, l'idea che ci siamo fatti dell'anima, no? Giusto? Confermate? Quindi diviso anima e corpo, ha una struttura anche più eterica, sembra tipo, io l'ho sempre immaginato come un fantasma, come luce, ok, quindi energia, quindi può anche essere così, via, mettiamola così, mettiamolo insieme, energia, entità. Via. Allora, diciamo questa cosa qua. Ora, iniziamo a capire cosa vuol dire ragionare in un modo diverso o comunque iniziare a mettere in discussione una serie di cose. Come facciamo a sapere queste cose qui? Ce le suggerisce l'intuito che comunque per... Sei sicura? Che te lo suggerisce l'intuito? È l'anima che te lo suggerisce. Come fai a sapere che pesa 400 grammi? Perché l'hanno sperimentato. Ok, te l'hanno detto. E arriva da un'informazione, da una conoscenza. Certo, bene. Che astratta, come facciamo a saperlo? Non la vedo, non la posso toccare. Ok, se non la posso toccare non posso sapere, cioè, che esiste. Astratta nel senso che non è concreta. Quindi come faccio a sapere che non è concreta? Perché me l'hanno detto. La domanda è, no, come fai a sapere che è così? Perché qualcuno te l'ha spiegato. Me l'hanno detto. Conoscenza, ok? Cioè, stiamo iniziando a capire dove stiamo entrando? Conoscenza, ok? Cioè, come faccio a sapere che è astratta? Come faccio a sapere che è immortale? Come facciamo a sapere che l'anima esiste? Ma se nessuno ti avesse parlato di anima nella tua vita, come fai a sapere che è l'anima? Cioè, tutta la conoscenza, quello che voglio dire, ad esempio, come facciamo a sapere che ognuno ne ha una? Sono tutte informazioni che ci arrivano da tradizioni antiche, da saggezze antiche, tutte queste cose qui sono conoscenze che arrivano da qua, ok? Arrivano da qui perché ho letto, perché ho conosciuto, perché mi hanno trasmesso una serie di cose. Quindi qui, ok, qualcuno ha mai cercato la parola anima, cosa vuol dire? Perché c'è un motivo per cui l'uomo ha scelto delle parole piuttosto che altre. Soffio vento. Cerchiamo di entrare nel pratico, ok? Da un punto di vista di esperienza umana, soffio vento a cosa può essere riconducibile? Un principio di esistenza.
un'azione, un gesto. Libertà. È un'azione. Cioè, soffio vento come azione umana, a cosa può essere paragonabile? Ok? Leggo. Sì. Tipicamente veniva assimilato al respiro. Il fatto qual è? Anima uguale soffio vento. Ok, riconducibile al corpo umano vuol dire respiro, è una cosa pratica. Cominciamo ad avere una visione un po' diversa, molto più pratica, non eterica. Cosa vuol dire cartone animato? Cartone in movimento. Ma è proprio movimento, eh? Certo. Non è solo, cioè vita è conseguenza del movimento. Sì, cartone, perché tutto ciò che è fermo è morto. Anche quando il nostro umore è fermo, soffriamo perché c'è una morte. Tutto ciò che è fermo, tutto ciò che è fermo è morto. Certo. Che parola usiamo quando c'è qualcuno che sta per morire, quindi arriva col massaggio cardiaco, arriva lo specialista che lo aiuta, no? Rianimare. Riportare in vita. Ok? Anzi, andando ancora più, riportare il movimento. Allora, da questo punto di vista, cominciamo a comprendere l'anima in un modo un pochino più pratico. Ok? Cioè, anima uguale respiro, anima uguale movimento. Vita. Ok? Chi è che l'ha detto? Io. Mua. Cioè, fare anima e iniziare a entrare in contatto con la vita stessa, quindi al di fuori di qualsiasi tipo di interpretazione, perché la mente, perché un lavoro spirituale inizia con una gestione della mente, per iniziare a uscire dall'inganno, dall'illusione, ok? Per iniziare a calarsi nella realtà totalmente. Questa è vita, ok? Poi la riprendiamo un attimo questa cosina qui. Guardatela così. Allora, se la vita, la realtà, mettiamola così, ok? È un'auto. L'unico modo che abbiamo per entrare in contatto con quest'auto è guidarla, quindi riconoscere che c'è un fatto, riconoscere che c'è una realtà. Io devo entrare in contatto con la realtà, devo entrare nell'auto e allora la posso guidare. Diverso è se penso di guidare l'auto. Ok, io immagino un'auto, quindi sono nella mia testa, ecco perché non sono i pensieri che creano la realtà, ecco perché le cose iniziano ad avvenire quando inizio a muovermi, movimento e respiro, ok, la fusione di queste due cose in qualche modo cosa fa? Crea la vita. E poi la riprendiamo un attimo. C'è un'altra parola. Ricercatrice, cerchiamo spirito. Forza vitale, forma dell'essere diversa dalla materia, principio globale della realtà. Mm-hmm. Principio globale della realtà. Quindi si inizia a parlare non più di individualità, ma si parla di globalità. Globalità. Probabilmente l'anima non è individuale, il corpo è individuale, non l'anima. L'anima è universale, l'anima è di tutti. E probabilmente ce n'è una sola. Con tanti nodi, ok? Che fa tante esperienze innescate all'interno del tempo e all'interno dello spazio. Certo. Ok, quindi è un'idea. Universo. Spiritus dal latino, soffio, respiro, spirito vitale. Come facciamo ad esempio a capire che una cosa può essere vera? Questo vi sto trasmettendo un modo di fare ricerca. Ok, personale, su ogni cosa. Ok? Anche spirito, quando si muore cosa si dice? Spirare. Ok? Giusto. Pare quindi che l'anima sia molto più simile al respiro, che è un qualcosa di astratto. Se non respiro muoio. Ok? C'è un'altra parola ancora che di solito si sottovaluta. Psiche. Che vuol dire? Ma che ve lo dico? Possiamo chiudere, eh? Iniziamo a vedere qualcosa di diverso.
Cioè stiamo iniziando a entrare in un concetto che non è più solo eterico, cioè stiamo iniziando a comprendere un concetto eterico sicuramente, portato nella materia, portato in un fatto. Fondamentalmente la psiche è un'espressione individuale dell'anima, ok? Usciamo fuori da tutte le cose che conosciamo. Qui si crea un paradosso. E quando entriamo nei paradossi, che è la cosa più bella che possiamo fare, la mente va in confusione, siamo costretti a cercare esperienza, a cercare verità. Prima si trova e poi si cerca. Perché se l'anima è vita, vuol dire che io per comprendere l'anima devo entrare nella vita. Come posso fare quindi praticamente per entrare in contatto con la vita fisicamente? Come posso fare? Respirando. Respirando, quindi utilizzando il mio corpo. Certo. Il corpo è uno degli unici, direi quasi l'unico strumento pratico per iniziare a entrare in contatto con quello che finora ci hanno sempre insegnato, che è ecco l'importanza dell'esperienza. Ok? Prima fai esperienza. Certo. Non mi affido a quello che mi viene detto. Ora, qual è il discorso? Che l'esperienza di vita ci porta a comprendere alcune cose che sono vere, altre cose che non sono vere. E la psiche profonda lavora con la simbologia. Ecco perché anche comincia a vedere magari a volte alcuni sogni si realizzano, a volte no. Quando è che cominciano a realizzarsi davvero? Quando è che inizio a comprendere cosa è costruito e cosa arriva? Quando non sono più qui. Quando? Quando io non cerco più un senso delle cose, ma ne cerco la natura. Cioè, non è più la domanda qual è il senso della vita, la domanda è qual è la natura della vita. Il senso della vita, il senso dell'anima, è un'interpretazione che gli diamo noi, sì, e siamo sempre qui. La natura è un'evidenza. Alziamoci, ok? Alziamoci dall'individuo semplice. Visto che stiamo parlando di anima, stiamo iniziando a comprendere che l'anima è il respiro e tutti respiriamo, qualsiasi essere vivente respira, qualsiasi essere vivente si muove. Poi c'è anche l'animismo. L'animismo è una cultura esoterica, mistica, una religione che è diffusa tantissimo in Africa, dove inizia a comprendere che anche le pietre hanno un'anima. Però se rimaniamo su questo tipo di esperienza, sull'esperienza, una pietra non respira. Non sto dicendo che sia vero o meno, una pietra non respira, una pietra non si muove. Una pietra non si muove per l'esperienza che noi abbiamo. Ok, quindi cosa succede? Mi dicono che, cioè, attenzione, un albero respira, è vivo e cresce, c'è movimento. Cosa si intende per movimento? Movimento non è inteso questo, movimento è inteso la crescita, lo sviluppo, un albero che cresce, cioè la crescita non è verso l'alto, anche quella più spirituale, la crescita è laterale, espansione, ci si allarga, ok? Stessa cosa fanno le emozioni da dentro a fuori, la crescita è l'uovo, la vita. Perché l'uovo viene utilizzato come strumento, come simbolo? Perché si sviluppa, no? Cioè è il seme che cresce, del seme c'è già la struttura, come il famoso seme di senape. Allora, proviamo ad alzarci come visione, ok? E iniziamo a vedere la vita in generale, ok? Praticamente la vita cos'è? Individui che vivono, giusto? Beh, ci sono anche animali che vivono, ci sono anche piante che vivono, ok? Quindi c'è la terra che vive, i pianeti, ok? Lì iniziamo non più a parlare di vita, perché ci allarghiamo, noi la chiamiamo vita, esistenza, che fosse il nome più giusto. E quindi l'anima comincia a prendere una connotazione, da un punto di vista esperienziale iniziamo a comprendere che l'anima è esistenza. Ok? Ci siamo su questa cosa? Sì. Bene.
Quindi se noi ci alziamo, che cosa vediamo? Vediamo un gruppo di persone, 7 miliardi di persone, se ci fermiamo al nostro pianeta per ora, ecco, che vivono. Ah, ok, tra 100 anni queste 7 miliardi di persone non ci saranno. Ci saranno quelli che sono arrivati da loro. Giusto? Ci sono sempre loro. Beh, ci saranno nuove piante, ci saranno nuovi animali. Ok, ci sarà un'evoluzione. Certo. Ma la vita c'è. Quindi la vita è come fosse un organismo, è molto simile a un corpo umano, 50 miliardi di cellule che ogni mese si rigenerano e nascono nuove cellule, e qui iniziamo a entrare in quello che dicono quasi tutte le tradizioni esoteriche e che diceva anche Giordano Bruno, come nel piccolo così nel grande si ripete, sì. E si ripete. Quindi la vita in sé, l'esistenza in sé è un essere vivente, perché tutti nasciamo con degli organi genitali, siamo destinati a riprodurci, le piante uguale, le pietre no, i pianeti magari uguale, perché ci sono dei processi, no? Le stelle che si spengono, cambiano i tempi, perché cambiano queste cose qui, anche nel microcosmo funziona così, c'è un principio di continuo, di riciclo. Ok? Quindi l'esistenza in sé, se noi usciamo da questo, se ti piace l'argomento, vedo che, se noi usciamo da questa visione singola dell'individuo, iniziamo a vedere l'esperienza, okay, dell'esistenza. Quindi la vita è come se fosse un essere vivente che noi non siamo in grado di comprendere come forma, che continua a preservare se stessa, quindi fa nascere tutta una serie di cellule come nel corpo umano, nascono una serie di cellule che si rigenerano. Il corpo umano è fisicamente qualcosa, la vita funziona uguale, noi la chiamiamo vita come idea, ma se ci allarghiamo da questo punto di vista cominciamo a comprendere che c'è un'esistenza che è un organismo vivente.